Buon pomeriggio, benvenuti a tutti a Forum Eventi, la rassegna di incontri con l'autore promossa da Viper Banca. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di riavere qua con noi due persone davvero speciali, straordinarie, due giganti della cultura, dell'etica, del vivere e del sapere cristiano. Sono qua per parlarci di questo bellissimo libro, Spezzare il pane. Accogliamo con un grande applauso Enzo Bianchi e Michelina Borsari. Grazie. Comincio questa volta con i ringraziamenti che sono veramente sentiti alla Banca Popolare di Modena, che da tanti anni consente questi straordinari incontri, all'amico Marco Panini e Marco Miana e soprattutto naturalmente a Enzo Bianchi, senza la cui magnanimità non avrei l'onore di sedere per queste belle presentazioni. Il libro di cui parliamo oggi, Spezzare il pane, è un libro che invita a una conversione. Attenti che è una conversione che vale per tutti, poiché come sempre la riflessione di Enzo Bianchi non lascia indietro i laici, anzi per una sorta quasi proprio di posizione riflettuta e decisa, Enzo Bianchi tiene sempre presente il fatto che anche i laici sono in ascolto e gli rivolge quasi la parola per primi, come si fa con l'ospite che siede alla mensa. È una conversione che dunque chiama i laici e naturalmente a maggior ragione e con ragioni anche diverse, più specifiche, chiama alla conversione i cristiani. Nel libro le due prospettive convergono, si rinviano costantemente l'una all'altra. Ecco, nella conversazione di stasera proverò al massimo invece a provare a distinguerle, a provare a vedere insomma qual è prima di tutto la conversione etica, cioè universale, fondata sulla responsabilità di ciascuno di noi a cui il libro ci chiama, e poi una conversione religiosa che riguarda quindi un terreno molto specifico che è quello, immagino anch'esso molto presente in questa sala, dei credenti. La conversione universale, la conversione etica, è quella che chiama a un rinnovato ethos della terra, così lo chiama Bianchi, che affermi insomma la responsabilità umana verso il pianeta, verso l'ambiente terrestre, che chiami a una diversa coscienza ecologica. Per questa conversione Enzo Bianchi ha un vero e proprio comandamento. Comandamento nel libro è scritto fra virgolette, perché non è uno dei 10 comandamenti di Mosè, che suona così e su cui chiediamo il suo primo commento. Ama la terra come te stesso, in altri termini, o in altri libri di Enzo Bianchi, sii fedele alla terra. Mi associo ai ringraziamenti che Michelina Borsari faceva prima per l'organizzazione di questo incontro, ma ringrazio anch'io Michelina per aver accettato di scambiare con me alcune parole su questo tema che nel mio libro ha trovato una certa sedimentazione, e vi dico ancora una volta la mia gioia di essere qui ormai annualmente per un incontro con voi. Ama la terra come te stesso. Sì, sono arrivato a formulare questo comandamento, certamente plasmandolo su quello che è il grande comandamento della tradizione ebraico-cristiana. Lo conoscete tutti, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma perché sono giunto
a dire che c'è un comandamento per noi che ama la terra come te stesso. Perché se c'è una prossimità che noi viviamo, quella con gli altri uomini, con le altre donne, è pur vero che questa prossimità noi la viviamo sulla terra, abitando la terra, e non in maniera separata o distinta dalla terra. Noi umani ce lo dimentichiamo, ma siamo terra, ma non nel senso semplicemente, se voi volete, un po' penitenziale con cui si dice questa parola che siamo terra perché alla terra torniamo, ma nel senso più vero. Humus, terra, e homo, umanità, sono strettamente collegate. E il grande mito biblico dice che l'uomo è stato tratto dalla terra, ma credo che un mito che esca soprattutto da noi stessi, dal nostro sentire, dal nostro pensare. Noi sentiamo, e in ogni cultura è sempre stato così, la terra come madre. La terra è un utero in cui noi veniamo al mondo, ha un aspetto materno perché poi ci nutre e ha un aspetto anche materno che forse tutto noi sogniamo, che è quello nel momento della nostra morte di essere presi tra le braccia di una madre. L'abbiamo dentro di noi. Stamattina venendo per caso mi sono fermato in una chiesa, è stato significativo come sono entrato, prima ancora della navata, questa icona, questa statua che c'è in tutto l'Occidente, notate, in tutto l'Occidente, che è quella della pietà. Non ve la dico per il valore religioso, ma perché io ho pieno il ricordo di come un tempo si sostava di fronte alla pietà in una maniera estremamente forte, perché le madri che avevano i figli che avevano perso in guerra o che avevano perso per varie disgrazie, perché la vita allora certamente era più breve, trovavano lì una specie di raffigurazione di loro stessi, e tanti figli sentivano lì una possibilità che anche nel momento del lasciare questo mondo non si lascia tutto, perché non si lascia la terra, non si lascia la madre. Questo per dirvi la simbolicità della terra, come ci accompagna dal nostro nascere al nostro crescere, al nostro morire. Però mettendo più a fuoco questo tema, io ho sempre avuto un'espressione che ho usato sovente, fa parte del mio linguaggio, e la usavo in tempi molto lontani ormai, perché la trovo in un mio scritto in cui avevo appena 17 anni. In realtà, come diceva Michelina, fedeltà alla terra, sì, fedele alla terra. L'espressione credo sia stata forgiata dentro di me da due grandi miei ispiratori, che chi conosce un po' il mio mondo è facile trovarli tra quelli che davvero hanno ispirato, perché ognuno di noi, sapete, si è formato anche sui libri. E io devo dire che ci sono stati soprattutto due autori che mi hanno plasmato giovanissimo. Il primo è stato Teilhard de Chardin, già a 14-15 anni. L'altro a 16, Dietrich Bonhoeffer. L'espressione è di Teilhard de Chardin e di Dietrich Bonhoeffer. Fedeltà alla terra come compito. E cosa ha significato sempre per me fedeltà alla terra? La prima cosa è che noi uomini dobbiamo aderire alla terra come alla realtà della nostra condizione.
Noi siamo terrestri, come dice la Bibbia. Adam, tratti dall'Adamà, dalla terra. E questa è la nostra condizione, una condizione che noi dobbiamo amare, che non dobbiamo disdegnare. Guai a quelle vie spirituali che hanno disdegnato la qualità terrestre dell'uomo in nome di una qualità celeste, perché l'hanno alienato. Noi siamo fatti per la terra, non per il cielo. E la terra dunque è una realtà che fa parte di noi e noi facciamo parte di questa realtà e noi possiamo salvarci soltanto insieme. Se l'uomo si salva è perché salva la terra con lui e se si salva la terra si salva anche l'umanità. Ecco perché allora la terra non è semplicemente lo scenario sul quale noi viviamo, sul quale noi operiamo. La terra è una realtà che va amata. La nostra qualità di vita dipende dalla terra. Ed è inutile qui che io vi dia degli esempi. Un momento fa si parlava con Michelina della situazione in cui è stata la pianura padana in questi ultimi mesi per mancanza di pioggia, con questa atmosfera veramente carica di polveri, di smog, irrespirabile. Ma questa è la nostra terra, questo è il nostro mondo e se noi in qualche misura non amiamo la terra, noi minacciamo la nostra vita. Ancora da giovane mi ricordo che ho trovato un testo che mi aveva molto impressionato, un testo di un certo Alano Dalila, che è un monaco cistercense del XII secolo, il quale fa parlare la terra e la terra dice all'uomo: «O uomo, perché mi tratti così male? Perché mi sfrutti? Perché mi spremi? Perché di fronte ai frutti che io ti do tu dici mai abbastanza? Perché mi stanchi? Perché non hai rispetto di me? Perché tu permetti che io sia calpestata, non curata e che addirittura sia qualcosa che diventa brutto quando sono l'origine della bellezza?» Guardate, parole sembrano dette adesso da qualcuno che ha un largo senso dell'ecologia. Sono parole di qualcuno che le dice nel 1160. Ma questo vi dice esattamente la coscienza che noi dovremmo avere di un unico destino. Di un unico destino. Terra e umanità hanno un unico destino. Se noi continuiamo a trattare male la terra si vendicherà. E lì voglio citarvi un proverbio del mio Monferrato, perché io vivo soprattutto di quel che ho ascoltato e quel che dico è quel che ho ascoltato soprattutto. Ma nel Monferrato mi dicevano fin da piccolo: ricordati Enzo, se tu offendi gli uomini, qualche volta perdonano. Se tu offendi Dio, perdona sempre. Se tu offendi la terra, perdona mai. La terra perdona mai. E noi oggi lo sperimentiamo, perché questa situazione che ormai tutti recepiscono come assodata dal cambiamento del clima a questa situazione in cui l'ambiente è così deturpato, in cui l'atmosfera è così inquinata, in cui i nostri mari non sono più con le nostre acque, non sono più salubri, noi ci rendiamo conto che stiamo avvelenando proprio noi stessi. Noi stiamo avvelenando noi stessi. Allora o noi impariamo ad amare la terra come noi stessi, con responsabilità, assumendo un compito perché la terra sia sempre in una situazione tale da essere fonte di vita, o altrimenti noi prepariamo la nostra morte e le nostre patologie che ormai sono all'opera grazie alla nostra mancanza di amore per la terra.
La terra dunque è, diciamo, la rete della vita. Qui vita proprio intesa come l'insieme di tutti i viventi. Fra questi viventi l'uomo, che ne è indicato anche dalla Bibbia in qualche modo come il responsabile, ciò che è a capo, a cui fa capo almeno questa rete dei viventi, ha percorso tutta la storia della sua ominizzazione, questo, diciamo, lento, continuo, ancora in corso diventare uomo dell'umano, realizzare sempre più la propria umanità, attraverso il legame con la rete dei viventi. In questo percorso, ad un certo punto, l'uomo trova qualcosa che oggi ci preme in particolar modo e da cui, diciamo, deve apprendere un altro passaggio. Trova la tavola. La tavola si colloca quindi a un certo punto del processo di ominizzazione. L'antropologia l'ha chiamato il cotto, il momento cioè in cui l'uomo passa dal crudo attraverso il fuoco a cuocere i cibi. Il passaggio che interessa Enzo Bianchi in questo lungo processo non è tanto quello del fuoco, ma il fatto che si sia istituito non un semplice altare, ma la tavola della condivisione. Quindi dobbiamo apprendere ad amare la terra, ma dobbiamo soprattutto metterci alla scuola della tavola, lui dice, perché è alla scuola della tavola che apprendiamo non soltanto quello che l'umanità è stata, ma quello che l'umanità deve apprendere meglio ad essere. E sono due le indicazioni con cui lo sollecitiamo, perché attorno a questa tavola si crea comunità, condivisione, ma anche si crea un'idea di giustizia, le quali entrambe oggi ci paiono poco messe a fuoco, anche nei contesti, diciamo, delle istituzioni laiche o cristiane. Ma io non voglio certamente fare dei lamenti, non sono il tipo. Però vi devo dire che proprio perché ho sempre avuto questa attenzione, e questo libro in realtà poteva anche essere pubblicato 40 anni fa, 50, non è assolutamente frutto di qualcosa che sia alla moda, proprio per questo mi dovrei lamentare invece della situazione che oggi si è creata. La situazione in cui prevale significativamente non il termine tavola, ma il termine cucina. Perché dico questo? Perché la cucina è certamente una cosa molto seria, e ve lo dice uno che la pratica. Ma oggi la cucina è diventato davvero ciò che è ostentato, ciò che è pubblicizzato, ciò che è diventato spettacolo, ciò che è diventato luogo di concorrenza. Io per fortuna non ho la televisione, ma gli echi mi arrivano, dove ormai la cucina è davvero un luogo, secondo me, veramente pornografico, nel senso vero del termine. Una volta la curiosità era per il sesso, adesso si è trasferita al far cucina. Poi nessuno fa veramente cucina, ma tutti hanno la casa piena di riviste che poi non eseguiranno mai quelle ricette, ma comprano, le vedono, il voyeurismo, per cui si guarda ormai le 50 riviste di cucina che ci sono, è esattamente quel che succedeva quando avevo 20 anni per gli uomini che andavano dal barbiere e trovavano riviste pornografiche. Mi sembra la stessa cosa. Quindi non voglio parlarvi assolutamente della cucina così spettacolarizzata, ormai tutti con le stelle blasonate. Credo che oggi, dai giornali che ho letto stamattina, ci sono almeno 5 manifestazioni in questo senso, a Torino, Milano e così via. No, questa davvero secondo me è una forma di ibris in cui non si capisce più davvero la tavola, ma tutto è sostituito eventualmente dalla cucina e neanche dall'arte culinaria.
Perché invece la tavola deve ritrovare il suo aspetto e la sua importanza? Perché lo sappiamo dalla storia dell'umanità. Quando i paleontologi cercano di fissare il momento dell'umanizzazione, quando noi abbiamo cominciato ad essere uomini, processo lento, certamente con ogni probabilità è impossibile trovare il momento in cui noi abbiamo potuto dirci uomini come ci intendiamo noi, o come eventualmente si dice sapiens, sapiens, o nelle nuove formulazioni ancora più precise. Ma se c'è stato un momento in cui recuperare il sorgere dell'umanità, ormai tutti sono d'accordo che è avvenuto con due aspetti. Credo che lo sappiate. Il primo è il giorno in cui si è fatta una tavola. Cosa significa si è fatta una tavola? Significa che gli uomini, anziché mangiare come gli animali, ognuno per suo conto e di fronte alla preda che avevano, hanno deciso di fare qualcosa che era sinfonico. Notate la parola, è usata in maniera appropriata, sinfonia, un insieme che sia di suoni insieme, che sono le parole. Nello stesso tempo è diventata subito, nella sua forma più scarna e se volete ancora più rozza, è diventato un simposio, un mangiare insieme. Quello è stato il momento straordinario, perché lì l'umanizzazione ha fatto veramente un salto. Uomini e donne che si aspettano per mangiare, che preparano una pietra, che portano il cibo, magari ancora non cotto, magari allora soltanto dei frutti presi in campagna, dei vegetali raccolti, ma che poi li mangiano insieme. E ci dicono appunto le scienze umane che è lì che si è sviluppato il linguaggio a tavola. Nel momento orale in cui si assume il cibo per vivere, si sente il bisogno di parlare, di dare del tu a chi sta dall'altra parte della tavola ed è iniziato il linguaggio. C'è un ultimo libro che mi ha molto divertito, ma è molto più serio di quello che sembra, di un antropologo francese, il quale dice quello è stato il momento in cui è nata la morale, l'etica. In che senso? Poi lo spiega. Perché del mangiare un cibo qualcuno ha detto buono, qualcuno ha detto è cattivo. E sono nate le parole, vedete, che sono poi la categoria dell'etica. Questo è buono, questo è cattivo. Come esperienza che fa il bambino quando voi gli date un cibo e lui risponde mamma buono e lo vuole, mamma cattivo e con delle facce di rifiuto non lo vuole. Questo è stato un momento fondamentale, la tavola, la tavola. E oggi, diciamo la verità, non ci manca la cucina, ma quel che manca, manca la tavola. Pensate se nelle vostre case, sì, la tavola forse c'è. Io devo dire, rimpiango sempre, ma capisco anche che è la necessità urbana dell'urbanizzazione che ha fatto questo, per cui ormai in piccole case, in piccoli appartamenti, con poco spazio, le tavole sono sempre più piccole. Ma una volta direi la bellezza e la bontà di una casa la si vedeva nella tavola grande, e la tavola grande significava che tanti erano ospiti, che tanti potevano essere invitati. Noi oggi non abbiamo più queste tavole e infatti si arriva addirittura a invitare qualcuno al ristorante, questa barbarie terribile.
perché effettivamente le nostre case non sapremmo, al di là del fare il cibo, perché ormai è diventato di nuovo sempre in questa concorrenza, sembra che non siamo più capaci di offrire del cibo buono a un altro, se non andando eventualmente al ristorante e del grande chef, mentre in realtà basterebbe che noi avessimo la sapienza di scegliere dei cibi buoni e con la semplicità di chi fa l'essenziale da mangiare si possono fare dei banchetti straordinari, ma manca questo. Però la tavola, e la tavola è il luogo del ritrovarsi, il luogo della comunione, questo è molto importante, e poi è il luogo, oserei dire, della giustizia. Mi permettete di dirvi una parola forte, ma non lo è. Ve la direi con più autorevolezza se vi facessi eventualmente tutta la trafila, ma di nuovo mi riferisco a un mio amico che purtroppo è morto da 2 anni, un francese straordinario, un certo Chenu, ma non è il grande teologo Chenu, il quale ha scritto un libro, non è mai stato edito in italiano, ahimè, che è La table dans la vie religieuse. È un libro straordinario di 400 pagine che fa vedere la tavola come si mangia in tutta la tradizione religiosa, e certamente lui fa molta attenzione ai frati, ai monaci. Ecco, ma voi sapete che proprio la tavola, lui dice, è il luogo della democrazia per eccellenza. Uno dice, parola grossa. Ma invece lui fa notare che a tavola è l'unico luogo in cui parlano con lo stesso diritto vecchi e bambini. A tavola hanno sempre parlato con lo stesso diritto, salvo può darsi eventualmente qualche tradizione familiare non certo molto umana, ma normalmente parlano i piccoli, parlano i vecchi, parlano gli uomini e parlano le donne. Questo è quel che è stata la tavola, almeno nei momenti di festa. Poi certo, so bene che in certe famiglie le donne erano relegate, manco si facevano vedere, venivano solo a servire a tavola, ma questa è un'aberrazione ed è una patologia di qualche tradizione. Ma là dove c'era la vita schietta, semplice, donne, uomini, bambini, vecchi, tutti prendevano la parola a tavola. Ditemi dove c'era, fino a qualche decennio fa, un altro luogo di democrazia, come dice Bruno Chenu all'interno di questo libro, in cui si imparava a prendere la parola. Il bambino imparava a prendere la parola a tavola, anche perché a scuola non gli era molto dato un tempo di prendere la parola. Doveva ascoltare da discepolo. A tavola prendeva la parola. E quindi era un luogo davvero che apriva la condivisione di tutti i tipi, dalla condivisione più semplice di chi tra un boccone e l'altro rivolge la parola e mentre mangia ascolta l'altro, lo conoscete bene questo specie di movimento che si fa ogni volta che ci si incontra a tavola, ma ci si incontra a tavola, non per mangiare, ci si incontra a tavola. A tavola poi si mangia, perché per mangiare si fa presto, per inghiottire carburante ci sono ormai più possibilità esterne che non in casa. Ma se c'è la tavola c'è davvero questa possibilità di grande comunione e di conseguenza di giustizia, di condivisione, perché il pane è spezzato. Il titolo del mio libro, Spezzare il pane, è dovuto a 2 cose. La prima, che nessuno sa, purtroppo neanche nella Chiesa non lo dicono, spezzare il pane è diventato, diciamo la verità, un termine tecnico che usano i cristiani per dire l'Eucaristia. Ma se voi prendete la Bibbia, il termine, la locuzione spezzare il pane, nei profeti,
non c'è ancora l'Eucaristia, è condividere il pane con chi non ce l'ha. Se tu spezzi il pane con l'affamato, oppure se tu spezzi il pane con l'amico, queste sono le espressioni che voi trovate all'interno della Bibbia. Per cui spezzare il pane è innanzitutto un'azione di condivisione, di giustizia. Quando oggi noi vediamo che è l'operazione più difficile, il problema di quanti nel mondo hanno fame, dobbiamo ammettere in questi ultimi anni è diminuito il numero di quanti muoiono di fame. C'è ancora la denutrizione, c'è la mancanza di acque, di conseguenza l'assalto più facile delle malattie su persone che sono deboli perché non hanno sufficientemente cibo. Però poi non è solo questione di fame, sussistenza. Il pane è qualcosa che nella sua simbologia indica un modo di stare al mondo con dignità, e noi dobbiamo interrogarci se siamo capaci di far sì che altri possano spezzare il pane con noi in maniera molto, molto reale. Io uso sempre i termini in maniera molto umana e reale. Chi mi legge o chi mi ascolta sa che per me semplicemente le iperbole spirituali le disdegno e ne ho un odio. Per cui quando si spezza il pane, si spezza il pane con chi ha fame e con chi è povero. Quando si spezza il pane, mi rincresce dirlo e so che qualcuno se la piglierà, non si organizza il pasto dei poveri per Natale in chiesa o in parrocchia, ma ogni famiglia che deve fare questo chiama un povero a casa sua e lo fa mangiare alla sua tavola, perché farli mangiare in stanzoni o andare là a mangiare con loro, sì, meglio di niente, ma non è umanità. Io mi sentirei indegno di fare organizzare una cena, un pranzo per i poveri in chiesa. Io non lo organizzo, chiamo un povero a casa mia, chiamo uno straniero a casa mia, mangi con me alla mia tavola. Questa è dignità umana, non c'entra il cristianesimo, perché anzi il cristianesimo si presta con la sua religiosità all'ipocrisia come tutte le religioni. Ma umanamente io voglio che l'altro mangi con me, spezza il pane se è vicino a me, accanto a me, altrimenti non è spezzare il pane, altrimenti non è mettere l'altro nella sua dignità di persona. Allora spezzare il pane è questo, poi è anche l'Eucaristia, ed è il termine tecnico, il primo termine, sappiatelo. Tutti dicono un termine che non esiste assolutamente all'interno di tutta la tradizione biblica o patristica, che è il termine messa. Messa è un termine sacrificale che indica la vittima è stata mandata, missa est agli dèi, non c'entra nulla. Il primo termine negli Atti degli Apostoli è si riunivano i cristiani per spezzare il pane, o se volete la frazione del pane. Questo è il termine. Allora vedete che spezzare il pane ha una valenza innanzitutto antropologica, umana, ma poi ne ha anche una precisa, certo, per i cristiani, perché spezzare il pane è il termine con cui si fa memoria della vita di Cristo, della sua vittoria sulla morte attraverso una vita donata, e di conseguenza l'impegno a condividere e a fare come lui ha fatto, dando la vita per gli altri, spendendola per gli altri. Però attenzione, sono parole quando noi le usiamo, perché proprio perché hanno un realismo forte, devono bruciarci le labbra. Usare facilmente spezzare il pane, dire facilmente parole sulla povertà, se non ci sentiamo bruciare le labbra, allora meglio non usarle. Se le usiamo, sentiamo che ci bruciano le labbra, perché se realizzate veramente, chiedono che la nostra umanità sia totalmente impegnata in cose umanissime, quotidiane, che ciascuno può fare e che non hanno bisogno di nessun eroismo
ma solo del termine fraternità. Fraternità. L'altro è per me un fratello, chiunque egli sia, giusto o ingiusto, credente o non credente, straniero o concittadino, è un uomo, è una donna, è come me, stessa dignità, stessi diritti di stare al mondo, stesso diritto di mangiare alla tavola del mondo. Comprendiamo bene dunque che non solo in questo libro, ma appunto almeno in tutti gli altri che ho avuto la fortuna di leggere, la mensa non è un luogo qualunque, la tavola ha un magistero decisivo. Non è un caso che nella seconda parte del libro Enzo Bianchi ricorda bene che anche nei Vangeli, nei sinottici almeno, i pasti di Cristo sono 15 e 15 sono tanti, non è un caso che siano 15, e sono molto vari l'uno rispetto all'altro. Ci sono i pasti a cui Cristo è invitato, ci sono i pasti in cui è Cristo chi invita. Raramente lo vediamo, come dire, consigliare di stare lontano dalla mensa. La mensa ha un magistero suo proprio ed è appunto sul significato di alcuni di questi grandi pasti che vorrei interpellare Bianchi. Soprattutto, per esempio, Gesù mangia con gli impuri, mangia con i pubblicani, ecco, si fa toccare da quelle persone che la regola di purità ebraica indicava invece come degli intoccabili. Mangia con Levi, mangia con il pubblicano, mangia con gli impuri, mangia con gli scarti della società. E naturalmente tutto questo gli viene costantemente fatto notare. Lui risponde sempre in un certo modo, cioè la legge ha detto, ma io vi dico. Se uno legge il Vangelo in maniera non troppo religiosa, cioè cercando di spogliarsi di quello che ha ricevuto in testa e che lo conserva, non che sia male, ma che certamente impedisce a volte alcune letture. Se uno riuscisse a fare una lettura meno tradizionale, meno religiosa, scoprirebbe due cose nei Vangeli che stupiscono tutti. La prima è la presenza di cose materiali nel Vangelo che sono nominate. Notate che i Vangeli sono quattro libretti che tutti insieme arrivano a 50 pagine. 50 pagine di un nostro libro. Pochissimo. 50 pagine in cui ci sono quattro ritratti di Gesù. Quindi alla fin fine 15 pagine, 13 pagine per Vangelo, poi più corto o più lungo, poco importa. Ma voi vi immaginate nei Vangeli, provate una volta a fare un tipo di lettura di questo genere, a dire ma che cosa parlano i Vangeli? Allora, da credenti, io stesso più volte dico ma mi parlerà di tutto quello che mi hanno insegnato e che fa parte della dottrina tradizionale cristiana. Poi se uno legge bene le cose reali che ci sono nel Vangelo. Il Vangelo parla, ve le dico, provate poi a fare questo tipo di lettura. Parla di fichi, parla di gigli del campo, parla di volpi, parla di grano, parla di vite, parla di olio, parla di vino, parla di tanti altri animali. Pensate, voi non ci crederete, ma provate, sono 37 gli animali nominati nei Vangeli e sono 52 i tipi di piante che sono nominate.
In quanti altri libri trovate tante volte nominate piante, dalla mentuccia al rosmarino? E ci sono. Perché? Perché i Vangeli ci dicono la realtà di Gesù, che era un uomo molto umano, umanissimo, e che aveva a che fare con le cose più reali, il lievito, la pasta, il sale. Potrei continuare e dirvi, ma tutto quanto, ogni parola che dico credo che evoca in voi certamente una parola di Gesù o una situazione del Vangelo. La seconda cosa che stupisce è il numero dei pasti che fa Gesù. Tanti anni fa, 30 anni fa, scrissi un libro per i bambini in preparazione alla prima comunione. È un libro che, nonostante abbia 30 anni, continua a essere ogni anno comprato e edito, e lo intitolai Un rabbi che amava i banchetti, in cui racconto i pasti di Gesù. Perché? Perché sono tanti, in quei pochi racconti che ci sono, tanti racconti di pasti fatti da Gesù. Noi ricordiamo sempre soltanto l'ultima cena, ma tante volte Gesù invece è a tavola e il Vangelo lo ricorda. Michelina Borsari faceva accenno soprattutto ai pasti con gli scarti della società, ma noi abbiamo pasti con amici. Gesù aveva degli amici, sapete, aveva degli amici. Non era morsicato talmente dalla pastorale che non aveva tempo per gli amici. I Vangeli ci dicono che quando poteva sostava da Marta, Maria, Lazzaro, andava da loro a cena, andava da loro a dormire, aveva dei rapporti umani perché era uomo come noi e aveva degli amici e viveva l'amicizia e da loro andava sovente come ospite. Qualche volta è lui che si invita, come a casa di Zaccheo. Dice: guarda che oggi devo venire a pranzo da te. Qualche volta era invitato. Addirittura i farisei, dico il Vangelo, l'hanno invitato e lui è andato, perché Gesù non è che scartava qualcuno. Non ha mai scartato né i ricchi, né i peccatori, né eventualmente gli unici che non hanno mai avuto contatto con Gesù, mi permetto di dirlo, non dite adesso che ve lo dico e lo dico con polemica, ma non succede mai che sia invitato dai sacerdoti, ma con tutti gli altri si è incontrato. Questo è il Vangelo, eh? Questo è il Vangelo. I farisei pure, e Gesù va. E cosa notiamo in questi pasti? La prima cosa è che Gesù, quando va, non va come un invitato che pensa a sé: sono invitato e di conseguenza vado a raccogliere gli onori, le manifestazioni, i riconoscimenti. Vede tutto quando va, vedeva tutto. E vedeva eventualmente i poveri che stavano alla porta, come quelli che stavano alla porta del ricco, come il povero Lazzaro, e che non usciva niente per loro. Notava poi eventualmente quelli che cercavano i primi posti e li stigmatizza dicendo: sono quelli che appena c'è un pranzo vogliono essere invitati e avere il primo posto. E sapete, andate a leggere Matteo 24 e leggete come stigmatizza queste persone. E poi andava, sì, questa è una cosa che ha sempre fatto scalpore, andava anche a cena dai peccatori. Il Vangelo di Matteo ci racconta della chiamata che Gesù ha fatto verso di lui. Lui era un esattore, quindi una persona tra le più odiate, impure, collaborazionista coi romani, una persona che gli ebrei non solo odiavano, ma ritenevano impossibilitati di ogni comunione con gli altri e con Dio.
chiamati appunto peccatori manifesti, questo vuol dire pubblicani, parola così strana che continua a esserci, peccatori che si vedono. Allora c'erano due tipi di peccatori che si vedevano, le prostitute e i collaborazionisti con i romani. Le prostitute perché allora si vedevano, adesso c'è una maniera in cui non si vedono più, ma quando ero piccolo io ancora si vedevano. Mi ricordo che ci portavano a vederle, dicevano, vedi, ma si andava a Genova in certi vicoli, erano dedicati a loro e si vedevano. Adesso è diverso. Gesù va con loro. Quando chiama Matteo, Matteo lo segue, ma prima di andare via dice a Gesù, ma voglio fare un pasto con tutti questi miei amici. E Gesù dice, vengo anch'io. E fanno un pasto di addio. E subito gli uomini religiosi dicono, ma come? Mangia con i pubblicani, con i peccatori. E Gesù non si scandalizza, non patisce e oserei dire con santa testardaggine fino alla fine continuerà ad andare a pasto con peccatori e prostitute, a tal punto che nel Vangelo di Luca si dice che ormai dicevano di lui è un amico dei pubblicani e delle prostitute, mangia con loro e alloggia con loro. In un'epoca in cui il mangiare, attenzione, non è come adesso che noi mangiamo con chiunque, addirittura andiamo poi in questi locali, non sappiamo neanche chi ci si mangia vicino. Allora il pasto aveva sempre un carattere di sacralità. Gli ebrei non mangiavano coi pagani. Gli ebrei non mangiavano con le persone impure. Potrei essere di più. Sapete che un ebreo non poteva neanche mangiare con la donna di casa sua, fosse madre o fosse sorella o fosse moglie, durante il periodo dei corsi. La legge è molto chiara. Durante il periodo delle mestruazioni una donna sarà isolata e non si siederà mai né a tavola né sulle sedie in cui si siedono i maschi di tutta la sua famiglia. Era la legge. E Gesù invece va e si compiace e dice io sono venuto per loro, non per voi che vi credete giusti. E dice soprattutto, una frase che riassume, perché non è l'uomo, gli uomini, le donne, che sono state fatte per la legge, per il sabato, ma è la legge, il sabato, che è a servizio degli uomini e delle donne. E noi abbiamo certamente questi pasti che scandalizzavano. E poi ce n'è uno che ci racconta Luca 7, davvero straordinario. È un fariseo che l'ha invitato. L'ha invitato a tavola, c'è anche il nome di sto fariseo, Simone. E mentre lui è a tavola, sapete, mangiavano allora allungati, sdraiati per terra, c'era un piatto in metà, ma erano come dei tappeti su cui si mettevano, mangiavano alla romana ormai in tutto l'impero. Ebbene, furtivamente una prostituta arriva di dietro, non si fa vedere, si intrufola, arriva ai piedi di Gesù e a un certo punto comincia a baciare quei piedi, comincia a piangere, ma questo chi lo vedeva, e poi comunque li asciuga con i suoi capelli sciolti. È inutile che vi dica la qualità erotica di questa scena. I capelli sciolti della donna, allora, le donne, ricordate, vi erano velate, come lo sono ancora adesso le donne dei musulmani. Era la stessa cosa per gli ebrei. Non avevano, se volete, il burka, ma il velo attorno assoluto, perché i capelli sciolti non si davano. Erano espressione della femminilità, della seduzione. E poi i piedi sono sempre stati una parte erotica. E questa donna prostituta fa quello che aveva sempre fatto per soldi. Lo sappiamo bene dai testi dell'epoca, quando gli uomini andavano a prostitute, le prostitute per prima cosa lavavano i piedi, poi li profumavano
e poi eventualmente consumavano quello per cui erano pagate. Bene, questa donna ha sempre fatto questo per pagamento, però ha sentito parlare di Gesù, ha sentito, è attratta da quest'uomo che non è uno che la mercifica. E allora fa questo spontaneamente per amore. Il fariseo, uomo religioso, peraltro bravo, attenzione, nessuna cattiveria in lui, vede questo e dice: ah, mi esprimo adesso nel nostro linguaggio, non con quello del Vangelo. Quello del Vangelo dice: ma disse tra sé, ma se lui sapesse davvero che è una prostituta, insomma, un uomo che è un rabbi, che è un maestro riconosciuto, che si lascia far questo, se fosse davvero un profeta. Insomma, in realtà Simone ha detto: o Gesù ha capito cosa gli fa sta donna e ci sta, oppure è un ingenuo che non capisce niente. E allora Gesù gli dice: Simone, l'ha capito, gli dice: Simone, senti, ho una cosa da dirti. E gli fa una bella parabola, gli dice: senti, c'era uno che aveva due debitori, uno che gli doveva tantissimo denaro, l'altro che gli doveva poco. A un certo punto ha deciso di condonare il debito a tutti e due. Secondo te chi lo amerà di più? Fariseo ci arrivavo anch'io, dice: beh, quello a cui più ha perdonato. E allora Gesù dice: beh, io ti devo dire, sono arrivato qui in casa che tu mi hai invitato e tu non mi hai lavato i piedi, segno che si faceva verso gli ospiti. Lei mi ha lavato i piedi con le lacrime. Tu non mi hai dato il bacio, lei continua a baciarmi i piedi. Tu non mi hai dato il profumo. Erano anche queste operazioni che si facevano per l'ospite che arrivava, l'ospite d'eccezione, sappiatelo, lo si andava sulla soglia a pigliare, lo si portava nell'atrio gli si dava un po' di profumo, perché magari il viaggio, il caldo a tavola esalava un buon profumo, gli si dava l'acqua da lavarsi i piedi se erano impolverati. Gesù gli dice: tu no, lei sì, e per questo ti dico che i suoi peccati sono perdonati, oti igapisen poli, ve lo dico in greco, perché ha molto amato. Dove, attenzione, le cose sono un po' strane, perché nella parabola chi lo amerà di più? Quello a cui molto più è perdonato. Qui Gesù va al contrario, perché lei ha molto amato. Quasi a dirci: attenzione, quando c'è un vero incontro c'è anche una reciprocità e l'amore di uno desta l'amore dell'altro, e chissà qual è l'amore davvero che precede. L'amore nasce sempre così tra noi umani. Ebbene, alla fin fine vedete, chi ha invitato non è stato un buon ospite, quella che invece furtivamente è entrata è stata l'ospite che diventa la protagonista della scena. Ecco, Gesù si muoveva così, dove il pasto era l'occasione di comunione, di comunicazione. Per cui lui introduceva quelli che per gli ebrei non era possibile introdurre, quelli con cui non era possibile mangiare insieme. Perché voi possiate capire la gravità delle azioni di Gesù. Vi ricordo che negli Atti degli Apostoli, 20 anni dopo la morte di Gesù, i suoi discepoli, Pietro, ha ancora delle difficoltà a mangiare coi pagani, coi cristiani pagani, attenzione, coi cristiani non giudei. Ed è Paolo che deve rimproverarlo e dirgli: ma come sei cristiano? Dopo Gesù Cristo ormai non c'è più né giudeo né greco. E tu invece non riesci neanche a fare un pasto con i cristiani pagani e lo fai solo con i cristiani giudei. Questo per dirvi com'era inveterata una certa tradizione per cui dal pasto erano scartati molti.
Ecco, Gesù trasforma il pasto sempre in luogo di comunione. Anche nel momento dell'ultima cena, pensateci, quello del tradimento, lui sa quello che ormai l'ha venduto. Lo sa perché Gesù era uno vigilante, non era certamente tonto e conosceva bene i suoi. Ma arriva a un certo punto a pigliare un boccone e a darglielo anche a lui, il boccone eucaristico. Non è che lo scarti, gli dica tu sei scomunicato, via, sei scomunicato, mi hai venduto. No, glielo dà. E quando poi lo ritrova nell'orto gli dice amico, amico, arrivi fino a tradirmi con un bacio? Ma che è sempre accoglienza chiamare uno amico fino alla fine, tenerlo a tavola fino alla fine, non escluderlo dalla comunione della tavola. Ecco, vedete dove poi si forgia per noi cristiani l'Eucaristia. E l'Eucaristia dovrebbe essere il luogo della comunione, il luogo non dell'esclusione, ma della comunione. Certo, chi la fa deve avere consapevolezza di cosa fa, ma se ha consapevolezza, questo dovrebbe far sì che lui possa arrivare all'Eucaristia. Perché è un cibo, come dice Papa Francesco, non un premio per i buoni, ma è un medicinale per tutti quelli che sono malati e sono poveri, come siamo tutti noi, mendicanti nella nostra vita. Quindi il pasto, ancora una volta, la tavola, vedete, diventa un luogo di grande magistero. E a me piacerebbe, lo dico per i cristiani che ci sono qui tra di voi, che capissero che l'Eucaristia che celebrano la domenica è un grande magistero, è un grande magistero. E io sogno il giorno in cui ci saranno tanti preti, non solo qualcuno, ma tanti preti che sanno celebrare l'Eucaristia, che diventi un atto magisteriale, che la celebreranno non per fare un mestiere o per fare delle cose che sembrano magiche, ma in cui sanno pigliare il pane, sanno pigliare il vino, sanno far vedere che cos'è il pane della necessità e il vino della gratuità e della gioia, che sanno a un certo punto far vedere che quel pane è condiviso, permettetemi di dire per i cristiani almeno, ma anche gli altri credo che non sia assolutamente estraneo, quando all'interno dell'Eucaristia è prevista la frazione del pane, il gesto in cui uno dovrebbe pigliare un pane, e lasciamo perdere che non sembra pane, ma che lo deve pigliare e spezzare con un atto che tutti vedano, che dire il pane va spezzato, va condiviso. Invece la zuppina, permettetemi di dire, sembra che facciano, dando impossibilità ai segni. Se l'Eucaristia è segno, è fatta di segni, i segni devono essere eloquenti, i segni devono insegnare e dovrebbe essere un magistero per tutti noi. Io vi dico la verità, nella mia vita ho imparato più dall'Eucaristia che da tante altre cose, ma non a livello spirituale soltanto, a livello umanissimo, materiale. Se ho capito bene cos'è il pane, oltre tutto quello che ho vissuto nella mia terra, e anche vedere come l'Eucaristia legge poi il pane della necessità, del sostentamento, e legge il vino della gioia e della gratuità, sono cose straordinarie. Certo, se noi svuotiamo i segni non parlano più. Ma se non parlano più, i segni non insegnano più nulla. Solo un'ultima piccola domanda per lasciare anche lo spazio alle vostre. C'è un'altra mensa a cui l'Eucaristia fa segno. E non solo l'Eucaristia, ma in fondo anche tanta parte del testo biblico. C'è una profezia più profonda, che è quella di un banchetto escatologico, è quella del banchetto del Regno. A questo banchetto
nessuno ha mai ancora partecipato. Quando si legge la Bibbia, se i banchetti sono molti quelli vissuti da Gesù, Gesù parla sovente anche di un banchetto futuro, al di là della morte. Che dirvi su questo? Bisogna essere molto discreti quando si parla di questo, per non enfatizzare, ma per dire davvero ciò che questo può significare per la nostra vita. La prima cosa, il banchetto come realtà al di là è sempre stato immaginato. Forse prima sono andato troppo veloce quando vi ho detto che il momento dell'umanizzazione è segnato da due cose. Il primo è il sorgere della tavola. Il secondo non ve l'ho detto, ma viene detto bene adesso. I paleontologi dicono che l'altro segno dell'uomo che si è fatto uomo è il seppellimento di chi moriva. Prima noi facevamo come gli animali. Quando uno muore lo si lascia là dove è morto, come fanno tutti gli animali. A un certo punto, e giustamente ci dicono è stato concomitante al metter sulla tavola, c'è stato il bisogno di dare la sepoltura a chi moriva, di non lasciarlo nella foresta, nel deserto, di coprirlo, di mettergli una pietra, un segno, per dire qui c'è ancora un segno di colui che è stato sulla terra quegli anni e che comunque noi abbiamo conosciuto, abbiamo amato. Guardate che queste sono operazioni straordinarie che stiamo perdendo tutte, Stiamo perdendo tutte. È un altro argomento, ma mi piacerebbe dirvi qualcosa della cremazione, di questo assurdo esito in cui soprattutto vogliamo disfarci completamente del ricordo e finire o dando all'acqua o dando all'aria o nei fiumi o nella foresta, ma che non ci sia più qualcosa di materiale per cui ci obblighi una volta all'anno il giorno dei morti a dire vado là, qui c'è solo più terra polvere, ma questo me lo deve ricordare. Ma è un'altra cosa, è un altro cammino. Però cosa facevano poi gli antichi? Nostri antenati, una volta composto il corpo, e noi sappiamo che cercavano di dargli una posizione, per quello che capiamo che era una sepoltura, perché uno muore e come muore sta, pensate come troviamo i cadaveri di Pompei, invece no, gli davano una posizione alcune volte fetale, quasi di una nuova rinascita. Alcune volte gli davano una posizione molto ordinata di chi è in una situazione, oserei dire, di signore, di rappacificato, ma ben presto gli mettevano vicino del cibo. Voi sapete che nelle tombe antiche troviamo resti di cibo. Una cosa, se voi volete, che noi sorridiamo, però è molto bella di per sé. È come dire... Tu muori, ti auguro che di là tu possa mangiare. Non è solo materialismo questo, perché è il cibo che dà la vita. E dire a qualcuno tu hai qualcosa da mangiare è come dire non penso solo a te finché vivi, voglio pensare a te anche quando non ci sarai più e ti metto vicino il cibo. Non pensate che questa gente si sognassero che i morti andavano di notte poi a mangiare, eventualmente si svegliavano. Erano gesti, segni di affetto, di amore, di un legame. E ben presto nell'immaginario c'è stato il banchetto escatologico. Di là si mangerà una grande tavola con Abramo, Isacco, tutti i patriarchi, tutti i giusti dell'Antico Testamento. E sarà un banchetto, pensate, questo è un testo di Isaia, ottavo secolo avanti Cristo, un banchetto con vini raffinati, con carni succulenti, dice,
Insomma, il banchetto che i poveri non avevano e che avevano solo i ricchi. Anche quello è bello. I poveri che avevano avuto poco di qua speravano almeno di là di avere un banchetto. Gesù piglia queste immagini e dice: venite benedetti del Padre mio al banchetto preparato per voi. Altre volte dice: là i giusti staranno a tavola con Abramo, Isacco e tutti i giusti, e così via. È un'immagine che noi ci facciamo di quello che chiamiamo il paradiso. Perché ci facciamo un'immagine? Perché noi uomini pensiamo soprattutto quando nella vita siamo stati bene. E quando è che siamo stati bene? Soprattutto a tavola. Quando c'era pace, c'era amore e c'è la gioia della tavola, e il vino ci permette un po' di eccesso alla gioia. Un momento che va un po' al di là dell'essere proprio piatti e non ci rende ancora brilli. È il grande sogno che abbiamo tutti noi di questi banchetti. Anche molti che sono qui, ormai anziani, che a tavola devono poi fare tanti sacrifici dati dall'anzianità o la malattia, sognano, ricordano a quei tempi, è così. Insomma, noi sogniamo di là in questa maniera. Certo, se noi andiamo alla dottrina, io mi ricordo, ve lo devo dire, una delle angosce più grandi che ho vissuto da piccolo. Posso condividervi anche queste cose molto semplici. Avendo perso mia mamma a 8 anni, e quando dicevo dov'era mia mamma, mi dicevano: sta tranquillo, è in paradiso, è in paradiso. E io nella mia innocenza dicevo: ma cosa farà in paradiso? E mi dicevano: tutta l'eternità viva a contemplare Dio. A me veniva un'angoscia, dicevo: povera mamma, tutta l'eternità. E mi medesimavo io e mi veniva come una sorta di attacco d'asma, perché mi dicevo: tutta l'eternità vi immaginate, ma ci saranno gli angeli con le cetre su, tutta l'eternità. Poi nella Bibbia ho trovato che c'erano i banchetti e ho detto: ecco, lì mi trovo più a casa mia. E allora è chiaro che so che di là la tavola non ci sarà più come la viviamo oggi. Però è importante che l'immagine che ci ha dato Gesù del paradiso, dell'aldilà, sono dei banchetti. Banchetti in cui si condivide, in cui si comunica, in cui si gode nella pace e nella gioia. Di questi è piena l'Antico e il Nuovo Testamento, e comunque Gesù parla di questo banchetto promesso a tutti. È chiaro, poi ciascuno di noi introietta quel che vuole sull'aldilà. Quando ero piccolo è uscito un film, qualcuno di voi si ricorderà, in cui sono dei bambini che devono fare un tema sul paradiso. È un film che ebbe molto successo negli anni 50. Ormai è un film da discoteca, è stato solo superato da Babette, ma questo era veramente eccezionale. E sti bambini devono immaginare il paradiso e immaginano un posto che ci sono tante cioccolaterie e passano da una cioccolateria all'altro. Ecco, era un film innocente, ben fatto, di un americano, ma che diceva bene che poi ognuno cosa pensa, ciò che di qui gli ha dato più gioia. E se io penso a me, soprattutto io non ho dei figli, non ho una famiglia, non sono sposato, quando penso alla gioia a chi penso? Penso agli amici? Certamente credo che valgono, almeno penso, quanto una moglie o dei figli per quelli che sono sposati, perché l'amicizia è un vincolo altrettanto forte e altrettanto profondo, almeno ormai lo misuro anche con chi se n'è andato, e capisco che cos'è anche la perdita e lo spezzare il legame dell'amicizia. Ma poi con gli amici ci si trova soprattutto dove? Attorno alla tavola. Nella semplicità, attenzione, nessuno
deve avere il master chef e nessuno deve fare dei piatti straordinari, ma piatti buoni, buoni, che siano davvero rispettosi della terra, della natura, perché la terra va amata. E allora si mangia bene. A me la cosa che devo dirvi, che mi fa più rabbia, voi non vivete in comunità, ma in comunità io sono un po' collerico, vi confesso, e il Signore mi perdonerà, ma la collera ogni tanto mi viene, a parte quella che mi viene per l'ingiustizia nel mondo, ma che volete, è una collera che sento, che soffro, ma che poi non posso mica mettermi eventualmente a pigliare qualcuno e a toglierlo dall'ingiustizia e metterlo da un'altra parte. Ma la collera ce l'ho per due cose in comunità, ormai sono proverbiali. La prima è se passo e vedo un vaso con una pianta dentro e c'è una foglia pendula perché manca di acqua e passano e nessuno dà l'acqua e aspettano che eventualmente passi chi è incaricato dell'acqua, ma lasciano quella pianta nella sete, io li maledico, non sopporto. E qualunque lavoro faccio, vado io a pigliare l'acqua e gliela do, perché anche vedere un geranio o una qualunque pianta che soffre, credo che non è amare me stesso e la terra. La seconda cosa è se vedo che è trattato male ciò che serve per fare il cibo, per la cucina. E quando uno sbaglia un piatto, una volta lo si perdona, ma se si sbaglia perché o non ha voglia, o non ha attenzione, o perché non è consapevole di quel che fa, allora la maledizione sia su di lui, nel senso più semplice. Attenzione, maledizione non è assolutamente che invochi una magia o un male su di lui, ma gli sia detto male. Capite dunque perché il sottotitolo del libro è Gesù a tavola e la sapienza del vivere. Bisogna sapere. Ecco, questa è la cosa che sempre mi piace della riflessione di Bianchi, che non ci sono delle scorciatoie, bisogna saper fare, ci vuole un sapere, ecco, e bisogna quindi impegnarsi a conoscere, a sapere, e naturalmente non per una soddisfazione soltanto personale, ma per appunto poi poter discernere il bene e il male, gli amici dai nemici, eccetera. Ma ci vuole un sapere, quindi ci vuole una riflessione sulla propria vita, sul proprio sé, prima ancora di poter trattare con gli altri. Detto questo, noi appunto non vogliamo esaurire tutto il libro, che è ancora ricchissimo, ci sono moltissime altre meditazioni anche interessanti veramente a cui dà luogo, ma alcune domande sicuramente vi saranno sorte. Ecco, quindi se alzate una mano... Okay. Ecco. Funziona? E che devo dire che... Venga più avanti, che nel buio non la vediamo. Devo dire che mentre parlava della tavola mi è venuto in mente quando venivo a Bose, ed è particolare che da voi abbiate frazionato in tante stanze di un numero limitato di persone proprio per facilitare questa condivisione a tavola, e questa è una cosa particolare vostra, mi sembra, no? Però per venire a quello che diceva oggi, il momento in cui parlava del luogo non della esclusione, quindi non della scomunica, mi ha rievocato un altro testo che lei aveva scritto, uno dei pochi che lei aveva scritto 4 anni fa, quando il Papa Ratzinger aveva parlato della correzione fraterna, e lei nelle 4 fasi della correzione fraterna, l'ultima fase, no, sembrerebbe che bisognerebbe mandarlo a quel paese, mentre lei ha notato che trattarlo come un pagano, un pubblicano, vuol dire andare a mangiare con lui come con Matteo, quindi il recupero estremo in tutte le 4 fasi della correzione, no? Lei prima, facendo questo passaggio, diceva che questa persona deve essere portata alla consapevolezza di quello che fa. Il momento della presa di consapevolezza è un momento tutt'altro che è facile da affrontare. E quindi bisogna far sì che, sempre lei ha detto, no? Bisogna far sì che questo arrivi
a questa consapevolezza per arrivare alla condivisione e all'Eucaristia. E quindi questo si ricollega anche con la funzione della correzione fraterna, questa opera di misericordia spirituale così difficile la da fare. Correzione fraterna. Che è questa opera di misericordia spirituale molto attuale in questo anno di giubileo della misericordia, che è così difficile, anche lei l'ha riconosciuto in questo testo, uno dei pochi che l'ha commentato, no? E quindi la domanda è proprio questa. Luca 24:47, no? Il compito dei cristiani è di annunciare la metanoia, no? Questa conversione e questo pentimento ai fini del perdono dei peccati. Questa funzione nel capitolo 18 di Matteo viene preceduta proprio da questa correzione fraterna. Potrebbe essere utile questa funzione, questa opera di misericordia per facilitare questo far sì che si arrivi all'Eucaristia, questo prendere consapevolezza di chi a tutti capita, il giusto al malvagio, di commettere degli errori? Ma nel mio libro c'è un capitolo interamente dedicato sull'abitare la tavola, come si sta a tavola. Attenzione, non è questione di Galateo, per quello ci sono altri libri meglio del mio, ma di come si dovrebbe stare a tavola e insegnare ai figli a stare a tavola, in modo che la tavola diventi davvero un luogo di comunione. E noi monaci su questo siamo molto esperti. Ci sarebbero tante cose da dire. La prima, credo che voi lo sappiate, è che noi monaci normalmente mangiamo una buona parte del pasto in silenzio. Voi direte perché? E invece è una sapienza secolare, non è che vi dica dovete farlo anche voi con il tempo che avete. Però i monaci che mangiano insieme hanno capito che quando uno arriva a tavola, siamo uomini e c'è l'animale in noi che proprio perché ha fame, proprio perché sente il bisogno del cibo, vive anche un momento in cui ha delle forze di violenza dentro molto forti. Basterebbe, io credo, che vi esaminaste, soprattutto quelli che hanno una vita molto attiva, al momento del pasto, prima del pasto, sono momenti in cui sono più irritabili, hanno bisogno che tutto sia pronto, tutto sia veloce, sovente anche magari violenti verso gli altri. Allora i monaci la prima parte del pasto fanno silenzio e c'è un monaco che con molta arguzia dice sì, perché una volta che ha mangiato il primo piatto, quando poi parlano sono meno violenti l'uno verso l'altro. E forse è vero. Quindi certamente per pigliare anche una misura, una distanza dal cibo, essere consapevoli di quel che si mangia, vedete, dare la benedizione, anche lì lo dico per i credenti ma anche per i non credenti, non pensate che il cibo va benedetto, il cibo è tutto buono e benedetto. Chi pensa di benedire il cibo fa tutte cose da magia. La vera benedizione cristiana del cibo è: Signore, sii benedetto per il cibo. Questa è la vera. Anche qui l'Eucaristia ha un magistero da insegnarci. Più nessuno benedice qualcosa. In realtà, nel cristianesimo non si benedice niente. Tutte le creature sono buone, tutte sono sane, non c'è nulla. La Bibbia lo dice. Non c'è il demonio da far fuggire dalle cose. Il problema è: io ti ringrazio, Signore, per quest'acqua. Non ho bisogno di benedire l'acqua. L'acqua è sana, è buona, e se non è sana mi fa male. Ma una volta che è sana, benedico Dio perché mi dà l'acqua, perché mi ha dato la terra. Quindi, vedete, è un pigliare, un rapporto col cibo, la benedizione iniziale, che è un prendere consapevolezza. Vedo arrivare un piatto, ecco, penso a chi l'ha fatto, ai cuochi che l'hanno fatto quel giorno, penso a quanti hanno collaborato. Di nuovo qui mi rifaccio a un film meraviglioso, Le Festin, non so se l'avete mai visto, di un regista francese, è uscito questo al momento, ma da noi ha solo avuto fortuna il pasto di Babette.
Questo Le Festin di questo regista francese straordinario narra che degli amici vanno in campagna e fanno un picnic. E quando aprono la tovaglia e ognuno ha portato qualcosa, cominciano a mangiare e semplicemente parlano sul cibo. È un capolavoro raffinato, è vero. Non è un film con colpi di scena che tiene, però parlano e pensano alla, aprono la scatoletta di tonno, ed è vero, c'è il tonno che è stato cacciato, voi sapete, il mare, il Mediterraneo, ma poi c'è anche l'olio, le olive, poi pensano a qualcuno che ha portato la pasta, il pomodoro, da dove viene, che noi non l'avevamo fino al 1600, non sapevamo che cos'era, che è venuto dal Nuovo Mondo. C'è un film in cui, in una maniera molto leggera peraltro, ma sapiente, è un'arte di renderci consapevoli di quel che mangiamo. A me fa la rabbia quando vedo qualcuno che si avventa sul cibo, mangia, vede solo il cibo e nient'altro, e non si domanda che cos'è, da dove viene, come è fatto, se è secondo una tradizione o no. Queste persone sono restate barbare, poverine, ma prevale in loro l'animale, non prevale l'uomo. L'uomo umanizzato effettivamente parla il cibo che mangia, senza per questo, ripeto, fare della scena. Perché la scena è inutile, ne fa troppa oggi sul cibo e la spettacolarizzazione non serve a nulla, anzi esime dal pensare perché loro pensano per noi. Questo no, però ci vuole quest'arte e io ho un capitolo con 10 principi dello stare a tavola, della maniera, ripeto, non di galateo ma di consapevolezza. Soprattutto ho pensato da trasmettere ai giovani e ai bambini. È chiaro che, ad esempio, una cosa che ho imparato è che mai è possibile mangiare nei refettori. I refettori sono soltanto pieni di rumore. Io vi confesso, qualche volta che devo andare anch'io in altri monasteri e in cui c'è il refettorio con 100 persone che mangiano, sapete cosa faccio? Mi rincresce dirvelo. Taglio la corda, vado al piccolo ristorantino fuori da qualche parte, perché piuttosto di mangiare nel caos, nei rumori di 100 persone che parlano e urlano, mi domando se io devo andare in un monastero per vivere così. Ed è per questo che a Bose si mangia al massimo in 12 persone. Sono tutte stanze, le ho volute io e non farò mai un salone, anche se il salone è più facile, più comodo, si portano le cose, ci vuole tutta un'organizzazione per far mangiare la gente. Però ogni 12, al massimo 14 persone, 3 almeno sono della comunità, in modo che c'è l'incontro e tutti attorno al tavolo parlano come dava testimonianza prima il Signore che diceva. Oltre il fatto che il cibo è molto ben curato, ve l'assicuro, almeno finché vivo io. Quanto poi alla domanda che faceva il Signore, io direi di tener conto di una cosa, che nel cristianesimo noi dobbiamo spezzare qualcosa che ci abita dentro di noi e che ci fa pensare alla misericordia, al perdono, alla correzione fraterna, in un modo che non è cristiano. Tutti voi, compreso io, abbiamo un impianto dentro che funziona come il titolo del romanzo di Dostoevsky, Delitto e castigo. Se c'è il delitto, ci vuole il castigo. Se c'è il peccato, ci vuole il rimprovero e la pena. Se c'è il peccato, ci deve essere dunque conversione, ci deve essere la consapevolezza di aver fatto male, l'ammetterlo e poi eventualmente c'è il perdono, la misericordia. Per cui la misericordia è il correttivo della giustizia. Guardate, nel cristianesimo è la cosa che si dovrebbe imparare quest'anno, così almeno spera Papa Francesco, ma nessuno la imparerà o ben pochi. Mi rincresce per lui, gliel'ho già scritto che sarà frustrato.
Nel cristianesimo è esattamente il contrario. Nel cristianesimo è il perdono causa la conversione, non la conversione merita il perdono, perché in Dio la giustizia è misericordia. Non è che c'è la giustizia e poi c'è il suo correttivo, la misericordia. Questo è per noi uomini. Noi uomini, quando diciamo giustizia, diciamo la giustizia è questa. Poi deve esserci giustizia distributiva, giustizia retributiva, giustizia meritocratica. Poi si applicherà la misericordia. Ma la giustizia è questa. È quello che noi abbiamo elaborato finora. Nel cristianesimo no, mi rincresce dirlo, no, no, anche se poi molti fanno differentemente, anche se la Chiesa qualche volta predica in modo differente, ma sentite il Vangelo e se volete avere l'autorità della Chiesa sentite Papa Francesco, sentite meno altre voci, ma nella Chiesa è, prima c'è il perdono, è il perdono che causa la conversione. La conversione non viene come primo passo verso il perdono, perché nessuno di noi vuole convertirsi davvero. Ma quando c'è il perdono dato, questo causa la conversione. In linguaggio, se voi volete, più teologico, ma non voglio farvelo forte, Paolo è quello che ha capito San Paolo nella lettera ai Romani. La giustizia di Dio, ogni volta che c'è giustizia di Dio, è giustizia giustificante, giustificante, che rende giusto il peccatore, che dichiara giusto il peccatore. Questa è la giustizia di Dio secondo la lettera ai Romani e secondo Gesù Cristo. Per cui noi non meritiamo mai il perdono e noi non ci convertiamo mai in vista del perdono, ma è il perdono che può convertire noi. E quindi c'è la precedenza della misericordia sulla conversione o sul pentimento nostro. Voi direte, ma questa è follia. È la follia di Gesù Cristo, è la follia del Vangelo, ce lo ripete ancora Papa Francesco. Finché lo dicevo io, fino a qualche anno fa, sembrava che io fossi l'eretico pazzo buonista, me lo sono sentito dire tante volte, anche da voci autorevoli qui a Modena. Adesso che lo dice Papa Francesco mi lasciano in pace, meno male. Un'altra domanda ci sta, sì, alzate la mano. Ecco, laggiù c'è. Adesso provo pian pianino a riuscirci, sono piuttosto emozionato. Allora, spezzare il pane è una cosa enorme, poi così come ce l'ha spiegato lei l'ha reso ancora più, più piacevole, più, gli ha dato un grande significato. Nel mondo oggi sono moltissimi che chiedono di spezzare il pane con noi, quindi non è il caso di identificarli, ma sono tutti i giorni, li sentiamo tutti i giorni. Tuttavia, sia le istituzioni, soprattutto le istituzioni, e probabilmente molti di noi singoli, diciamo, è giusto farlo, spezzare il pane con loro, e spesso noi singoli possiamo anche dire, diciamo, sì, va bene, però non a casa mia. Grazie. Dice che quelli che chiedono di spezzare il pane sono tanti e che in generale si dice non a casa mia. Io prima sono stato molto duro sui pasti natalizi dei poveri e ribadisco che ne sono convinto. Ma non pensate che questo sia una buttata. Qualcuno di voi si ricorderà di un grande teologo e grande, come si può dire, chissà, filosofo, Ivan Illich.
Ivan Illich è stato un grande. Io ho avuto la grazia di conoscerlo e averlo amico, perché alcune volte venne a Bologna e abbiamo sostato insieme dei giorni. Ora, Ivan Illich, che era un prete, esperto al concilio, i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo, anche in italiano tutti, scrisse alcuni libri, uno forse che è quello che ha avuto più successo, Enemesi Medica, in cui lui se la pigliava contro l'industrializzazione della medicina attraverso gli ospedali. Fece un libro anche contro le scuole come agenzie, in cui si perdeva il rapporto maestro-discepolo. E ne fece uno contro i cristiani per aver organizzato la carità. Lui disse che alla fine il cristianesimo l'ha fatta il IV secolo quando ha organizzato la carità. Cosa intendeva? Voi sapete che fino al IV secolo i cristiani, essendo in una situazione di persecuzione, non sempre, ma insomma comunque tollerati, non avevano nessuna partecipazione al potere prima di Costantino. E di conseguenza hanno vissuto il comandamento dell'amore del prossimo in una maniera molto quotidiana e personale. Ma con la cristianità, con il IV secolo, hanno cominciato a istituire due tipi di istituzione. La foresteria per i pellegrini, i viandanti, e una forma, diciamo così, di ospedale per prendere i malati. E da quel momento alcuni hanno cominciato a prendersi particolarmente cura di loro. Questo è un fatto che ha rivoluzionato l'Occidente. E del cristianesimo, attenzione, voi non trovate questo nelle altre culture. Per qualche volta abbiamo a guardare la nostra cultura come una cultura che ha fatto passi di umanizzazione più delle altre. Questo è stato dovuto al cristianesimo, il pensare ai malati e ai pellegrini, istituendo certamente dei luoghi in cui accoglierli e curarli. Mentre prima, se uno non aveva il denaro, se uno non aveva il censo, poteva morire abbandonato da tutti. Momento straordinario, momento importante. San Basilio istituisce addirittura un quartiere in cui mette vecchi soli, mette malati e mette persone, pellegrini, che viene poi chiamato in suo nome la Basilide. Attenzione, siamo nel 360. Cose molto buone. Da allora pensate nella Chiesa Cattolica lo straordinario e il grande fiorire dal 1200 in poi, prima degli ordini ospedalieri, poi di tutti gli ordini, le congregazioni che per la carità, per l'educazione, pensate l'Ottocento italiano, cosa non ha tirato fuori di qualità di suore da quelle che pensano all'educazione, ai malati, ai vecchi, agli orfani, a tutti. Quindi è stata una grande opera di carità. Su quello non ci togliamo nessuno degli onori che competono. È chiaro che scandalizzò Illich dicendo, ma questo non è una vittoria del cristianesimo. E perché in fondo Illich ha una ragione? Spero che mi capiate. Poi non prendete mai le cose in maniera ideologica e mai in maniera totale, ma cerchiamo di vedere la ragione profonda. Lui diceva perché da quel momento i cristiani, anziché prendersi cura direttamente, delegano la cura ad altri a nome loro. Questo è il principio per cui io avrei problemi a organizzare una cena per i poveri o un pranzo per i poveri a Natale o da un'altra parte.
Io sono ben consapevole che non è facile invitare un povero a pranzo. Chi è? È sconosciuto? Uno straniero? Porta malattie? È un ladro che poi mi entra in casa mi ruba? So bene tutte queste paure, non pensate. Ma questo indica anche il clima non umanizzabile della nostra società. Vi faccio proprio per dire concreto come sono sempre io. Questo discorso lo feci all'inizio dell'avvento del 2015, quindi gli ultimi giorni di novembre. Un prete molto bravo, molto intelligente, mi ha detto: bravo, io ho sempre fatto il pasto per i poveri in parrocchia, quest'anno non lo farò più e invito i parrocchiani a invitare ciascuno qualcuno a tavola di tutti i poveri di questa cittadina di 2500 abitanti che è in Piemonte. E un altro, saputolo, l'ha fatto in Lombardia. Ci siamo trovati, abbiamo detto, beh, c'è anche una questione di metodo, cosa si fa? Andate. Allora si è cominciato a dire, ci sono 4 settimane di avvento. Questa gente non è cristiana, la maggior parte degli stranieri, lo sapete, non sono cristiani. Perché poi i più poveri erano stranieri, a parte qualche pensionato o qualcuno che con la crisi non ce la fa più. Allora, cominciamo a dire che ci si trova la domenica all'ora dopo la messa, alle 11:30, mezzogiorno, a bere un caffè insieme nei locali della parrocchia. E poi, dopo quel tragitto, ognuno parlando dice: senti, tu vieni il giorno di Natale a tavola. L'hanno fatto i due paesi, i due parroci mi dicono non hanno avuto bisogno di organizzare nulla. Tutti quelli della parrocchia, che erano un centinaio, hanno trovato nelle famiglie chi li ha invitati a mangiare. Ora, è chiaro che tutto questo ha un prezzo, però permettetemi di dirvi, forse ve l'ho già detto, ma lo dico perché fa parte del mio tessuto. Mio padre non era cristiano, era un comunista o socialista, dipendeva dai giorni. Sì, lui dipendeva dai giorni, fino al 54 era comunista, poi dopo il 54, dopo l'Ungheria, è diventato socialista. Mio padre, lui mi diceva, ti rinnegherò come figlio il giorno in cui, passando un mendicante alla porta, tu gli darai da mangiare sulla porta e non lo farai venire a tavola con te. Allora erano i mendicanti che passavano nei paesi, non c'erano altri poveri, mendicanti, però puzzavano, ve li ricordate, pieni sovente di cimici, pidocchi, pastrani addosso, venivano a mendicare. Bene, mio padre li ha sempre fatti mangiare accanto a me, lui e mia madre al tavolo. Sempre, mai una volta ha lasciato uno alla porta e mi ha detto ti rinnegherò come figlio se lo farai. Io non capivo neanche e mi ricordo anche a volte delle esitazioni, non mie, ma di mia madre che era malata e che diceva a mio papà ma non esageri, mi diceva se c'è la tavola per noi c'è anche per loro e vi ripeto non era uno che ha mai fatto appello alla fede perché non ce l'aveva. Ma io credo che se noi pigliamo sul serio il rapporto con gli altri, dobbiamo arrivare a questo o fare quel che possiamo. Io capisco che due persone vecchiette non possono fare questo, è già tanto che si fanno da mangiare per loro, perché sovente non ce la fanno neanche a fare un pasto di Natale per loro, perché un po' non mangiano, un po' sono malati, un po' devono fare gli acquisti, alla fin fine tutto al più se si comprano qualcosa fatto in una gastronomia è d'avanzo. Ma ripeto, quelli che possono, ognuno si interroghi, lì non sono leggi. Posso invitare qualcuno a cena? Posso invitarlo a pranzo? Posso farlo sedere a tavola? Se posso, è mio dovere farlo. Altrimenti la nostra benevolenza, il nostro amore o carità
diventa, io dico, sempre più presbite. Diamo l'offerta, ma perché si interessi un altro. E allora l'offerta che noi facciamo diventa un intercapedine. Anziché avvicinarci al povero, ci allontana, perché c'è qualcuno che media e che dà lui l'offerta per noi, pur che stia lontano. E anche la mentalità dei poveri che è così, sapete. Vi faccio proprio un esempio. Ieri telefonata a una signora, la quale mi ha dato il biglietto alla fine di una conferenza, una povera signora, non so chi sia, mi ha detto: guardi, per favore mi telefoni, mio marito si è suicidato. Allora gli ho telefonato ieri, gli dico: signora, ho trovato sto biglietto. Dice: sì, ero alla conferenza a Genova, a Palazzo Ducale, non ce l'ho fatta a aspettare la fine, le ho fatto arrivare sto biglietto. Guardi, mio marito era un povero artigiano, ha avuto dei problemi col fisco, una depressione, in sostanza si è suicidato 3 mesi fa. Io sul giornale non avevo visto la cosa, devo dire, si vede che è stata confinata a Genova. Ho una bambina di 12 anni e gli dico: e lei, signora, lavora? Non a pieno lavoro, perché non ho forze sufficienti, sono malata, l'invalidità me l'ha riconosciuta al 70%, io e sta bambina. Dico: signora, senta, cosa posso fare per lei? Io non ho tante possibilità, però visto che lei mi ha invocato, cosa posso farle? La vengo a trovare, mi viene a trovare a Bose? Certo, se mi viene a trovare, quel che posso fare lo faccio materialmente, non è che posso dirgli: pregherò per te, glielo dico anche per telefono. E di fronte alla mia cosa dire: mi dia un indirizzo, qualcosa, lei mi ha detto: guardi, le do l'indirizzo del mio prete, del mio parroco, eventualmente tramite lui. Mi ha fatto soffrire la cosa. E non farò una cosa così di dare. Cercherò di andare dal parroco e di dire: mi dica dov'è questa signora e vado io. Ma non voglio che sia semplicemente un tirare un'offerta che poi non mi costa più di tanto e sbrogliarmela così. Perché se io non ho il coraggio di quella donna, di vederla faccia a faccia, di dirle: signora, io soffro con lei, non posso far nulla, non ho neanche parole, ma mi immagino una donna come lei, io sto male per lei, ma glielo devo dire, stringerle la mano e fare quel che posso, altrimenti, io vi dico la verità, mi sento un ipocrita, uno che fa tanto per fare. Io credo che, se vogliamo davvero, non c'entra neanche il cristianesimo, c'entra l'umanità. Se vogliamo avere un rapporto con un altro, è occhio contro occhio, mano nella mano, faccia contro la faccia, toccandoci. Io non riesco a capire un rapporto con una persona se non la tocco. E non pensate che sono un tucun. No, ma voglio che sia carne e ossa, che incontro un uomo di carne ed ossa, non una silhouette spirituale fatta di qualcuno che fa la carità. Non serve a nulla se vogliamo umanizzarci. È qualcosa di concreto, quotidiano, piccolo, ciascuno secondo le sue possibilità. L'ho detto tante volte. E se uno ha niente, basta che gli pigli la mano e gli sta vicino, o semplicemente se arriva a piangere, le lacrime sono il linguaggio della misericordia. E quando uno piange accanto a uno che sta male, è come uno che fa misericordia, ed è più di chi gli dà magari tante offerte, ma tenendolo lontano. Bene, naturalmente resteremo tutti qui a sollecitare ancora Enzo Bianchi, ma diciamo dopo un'ora e mezzo ci diamo appuntamento all'anno venturo, se la generosità della banca e degli amici vorrà richiamarci. Grazie, arrivederci.